E dunque anche noi dobbiamo fare i conti con questa realtà della brutalità più totale ai danni delle donne. Non possiamo occuparci solo della nostra condizione, che è comunque importante, che è comunque determinante, ma se noi non accompagneremo l'affermazione dei diritti di quelle donne che oggi diritti non hanno, noi non riusciremo mai a raggiungere quel livello di parità che stiamo richiedendo anche oggi qui. Non possiamo dimenticare tutte quelle donne che a oggi non hanno la possibilità di affermare i propri diritti.